Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordetti. Oggi a Palazzo Cusani, un palazzo del Settecento sede nato a Milano, per la mostra Tramestio incontriamo l'artista Marco Vignati. Le tue opere? Allora, le mie opere sono opere installative che partono da una base fotografica a livello proprio di approccio, perché è il linguaggio con cui io lavoro, che conosco bene, e porto la fotografia all'interno delle installazioni, nel senso che la fotografia deve essere, per come la concepisco, intendo io, interattiva col pubblico. Non deve essere vista appeso a un muro, ma deve toccare, deve entrare in contatto con la gente, deve essere viva, quindi mutare nel tempo, cambiare. La forma della fotografia e il tempo della fotografia in realtà non la rendono e non la fanno rimanere uguale a se stessa nel tempo, ma appunto la fanno mutare, e quindi il mio lavoro si incentra tantissimo sul ricordo, per forza di cose. E appunto il ricordo e la memoria sono il fulcro di tutto quello che è il mio lavoro installativo fotografico. Ho realizzato due tipologie di installazioni differenti all'interno di Palazzo, con diciamo, sono state create site specific per l'evento e per il palazzo, il contesto in sé. La prima tipologia di installazione sono dei blocchi di cemento in foglia d'oro, in cui all'interno all'interno della colata è stata inserita una fotografia che è stata già precedentemente distrutta in alcune sue parti digitalmente, solo per mantenere alcuni tratti, alcuni piccoli frammenti dell'immagine in cui per me si concentra il ricordo vero, nel senso non è tutta l'immagine che mi serve, ma semplicemente qualche spunto che porti ad arrivare veramente a quello che per me è importante. Prima di arrivare a questo percorso artistico, la tua vita anche nel campo sempre dell'arte, ma della moda, essendo qua a Milano? Sì, io nasco come fotografo di moda, ho studiato all'Istituto Europeo di Design di Milano, l'ultimo anno con specializzazione appunto in moda. Già dal secondo anno avevo iniziato a lavorare facendo chiaramente da assistente, ho iniziato a muovermi all'interno del mondo della moda, e fino a quando appunto dopo la laurea ho iniziato ad avere i miei clienti e man mano progredire anche dal punto di vista professionale nel campo della fotografia. Da Milano con Marco Vignati, a voi la linea.